Il gruppo Les Petits Papiers presenta il primo videoclip, La Banera, che prende spunto da una delle opere più famose al mondo, la Carmen. Da questa idea nasce l'idea di arrangiamento del gruppo, un viaggio musicale che parte da lontano, da un cenno lirico, lasciando che la musica si trasformi sino ad arrivare ad immergersi nello swing. Lì ha inizio il sogno, che prende forma nel primo video della formazione guidata da Federica Di Stefano, che è stato presentato nella libreria Polarville all'Aquila. Il video La Banera, ha spiegato la cantante, racconta di una dimensione onirica, la rappresentazione stessa dell'arte, un unico grande palcoscenico dove si susseguono apparentemente senza un filo logico, esattamente come avverrebbe in un sogno, varie espressioni artistiche, solitamente percepite come lontane tra loro, ma che in realtà ci piace, ha detto, pensare siano comunque tutte figlie di una stessa madre, ovvero la musica. Al video ha preso parte l'intero gruppo, Les Petits Papiers, la voce di Federica Di Stefano, due chitarre Manouche, Nicola Caparusso e Riccardo Biscetti, il contrabbasso di Giovanni Deram e la fisarmonica di Danilo Di Paolo Nicola. Danilo Di Paolo Nicola è un'eccellente presenza, vincitore di numerosi concorsi nazionali e internazionali, ha anche suonato e collaborato con musicisti di fama internazionale. Con Les Petits Papiers, nel video, artisti abruzzesi, danzatori, attori e tecnici audio e video, per un vero scrigno d'arte in cui non vi è separazione tra artisti e spettatori e tra le arti stesse. La produzione del video è di Underground Studios di Celano, il videomaker Vittoriano Palerma, il soggetto è l'aiuto regia di Gemma Maria da Cecilia, i costumi di Maria Grazia Cimini, costume designer, e gli outfit sono di Tofina Beniamino. Ad accogliere gli artisti durante le lavorazioni del video i locali Arnolds e Patatina. La band, quintetto jazz Manouche, formatosi all'Aquila nel settembre del 2017 da un'idea della cantante Federica Di Stefano, vanta la partecipazione a importanti rassegne musicali. La band ripropone brani che coprono un repertorio molto vasto e particolare, costituito da grandi classici del primo swing americano, della canzone francese degli anni 20, 30 e 40 del Novecento, il tutto in chiave gypsy jazz. Il valzer e i brani tipici della tradizione jazz Manouche rappresentano un'altra importante parte del repertorio dei Les Petits Papiers, band costantemente al lavoro nella stesura di pezzi originali e nel riarrangiamento di brani ad estrazione pop, rock e lirici, il tutto colorato da un sound jazzistico e allo stesso tempo zigano.